Buongiorno a tutti. Quello che voglio farvi vedere oggi è come rimuovere la voce da un brano audio. Allora, ci troviamo su Audacity, facciamo progetto importa audio. Io ce l'ho salvata qua, una normalissima MP3. Aspettiamo che mi importi l'audio. Ok. Allora, vediamo qua, abbiamo un blocco unico con due tracce diverse, però è un blocco unico. Allora, dobbiamo dividerlo. Tasto sinistro, un clic sulla freccina, dividi traccia stereo. Ok, adesso ne abbiamo due. Dopodiché andiamo su progetto, nuova traccia audio mono e lo facciamo per due volte. Ok, fatto questo, selezioniamo trascinando, tenendo premuto il tasto sinistro, facciamo un Ctrl C oppure un modifica copia, ci posizioniamo nel primo. Incolliamo. Facciamo la stessa cosa con il secondo, quindi un Ctrl C e un Ctrl V. Ok, e chiudiamo per non far confusione i primi due. Ci ritroviamo con due tracce in mono. Ok, fatto questo, ci posizioniamo sul secondo, facciamo un progetto mix veloce. Aspettiamo che mixi le tracce. Ok, il nome è cambiato in mix. Ok, fatto questo, selezioniamo il mix, poi su effetti facciamo un inverti. Ok, adesso possiamo ascoltare il risultato finale su play. Ok. Possiamo anche giocare sul guadagno in decibel. In questo modo si sente, quindi ritorniamo a zero. Ok, diamo stop, file, esporta come MP3. Ok, lo salviamo ad esempio qua sul desktop. Mi chiede il lame.enc.dll, gli diamo sì. Lo cerchiamo dove l'abbiamo scaricato, in questo caso io l'ho installato, cioè ce l'ho in, ok, Audacity Portable, ok, ce l'ho qua, ok, perfetto. Quando avrà finito di esportare, la nostra base sarà completa, quindi è molto molto più facile da realizzare che poi rispetto a quanto sembra dalla lettura. Ok, adesso aspettiamo 4 secondi. Ok, è questo punto MP3. Ok, abbiamo il nostro MP3 senza la voce.